Studio 100. Presidente, bentornato. Grazie, saluto a tutti i tifosi rossoblù. È un momento particolare, Presidente. Noi ci eravamo lasciati con lei che aveva detto che è un momento difficile per la città, per il mondo del calcio, per il mondo imprenditoriale. Sono passati 2 mesi. Che cosa è cambiato nel Massimo Giove Presidente e nel Massimo Giove Imprenditore? No, innanzitutto diciamo che tutto il mondo, la nostra nazione, la nostra umanità sta attraversando un momento molto difficile per via di questa pandemia, dove ha riportato e azzerato, ha fatto anche dei danni, non soprattutto dal punto di vista delle vite umane, ma anche dal punto di vista dell'economia, dell'occupazione, di tutto. Nessuno di noi si aspettava una situazione di questo genere. Dobbiamo solamente augurarci che questo incubo passi quanto prima e dobbiamo ripartire con la massima forza possibile a dover fare di nuovo attività economiche, lavorare, dare occupazione e ritornare soprattutto alla vita normale. Questo è l'augurio che faccio a tutti, i cittadini del mondo. Come sta il Taranto, Presidente? Perché naturalmente tutto è bloccato all'inizio del mese di marzo dal punto di vista calcistico, anche se è stato un periodo in cui avete lavorato tanto voi come società. Possiamo dire che sono stati i mesi della chiusura dei conti, nel senso buono del termine, perché i comunicati del Taranto parlano proprio di questo. Sì, diciamo che purtroppo questo campionato finito in anticipo per via del coronavirus, al momento ha congelato la stagione calcistica. Io ho ritenuto opportuno di seguire quello che erano le indicazioni fatte dalla Lega Nazionale Dilettanti. Abbiamo saldato tutti i calciatori, come previsto dalla norma, al 28 di febbraio. Abbiamo messo proprio la settimana scorsa abbiamo dato anche un ipotetico sciogliete le righe perché ritengo che ormai il campionato sia concluso e non riparte assolutamente più. Stando poi quello che avverrà dopo, aspetteremo le decisioni del Consiglio federale. Annullamento del campionato, aveva detto nell'ultima intervista a Studio 100. La conferma a 2 mesi di distanza. Sì, io avevo detto. Ognuno di noi può esprimere la propria idea, no? Dicendo che ci poteva essere un discorso di annullamento di campionato, però noi tutti sappiamo che esiste un Consiglio federale, esiste un presidente, c'è la Lega Nazionale Dilettanti, come c'è la Lega Pro, c'è la Lega di B, c'è la Lega di A. E il singolo giudizio di una sola persona non può essere valido. Ci dobbiamo attenere al lavoro che sta facendo il presidente Sibilia della Lega Nazionale Dilettanti e di tutto il Consiglio federale, quello che loro decideranno di fare, e noi presidenti tutti ci dobbiamo attenere. È chiaro ed evidente che in questo momento, ma io parlo dalla Serie A a scendere giù, qualsiasi sia le decisioni che verranno prese, ci saranno dei presidenti contenti, ci saranno dei presidenti scontenti. Ma questo sta nello stato di emergenza di quello che è accaduto e io ritengo che in questo momento abbiamo dei buoni presidenti, dei buoni manager e dobbiamo accettare quello che loro ci dicono da questo punto di vista, che poi non è una loro decisione, ribadisco, è una decisione che verrà fuori dal Consiglio federale, dalla maggioranza delle persone che ne hanno diritto ad effettuare queste votazioni. Il Taranto riparte da un nuovo direttore sportivo e da un nuovo allenatore, perché? No, avevo già detto l'anno scorso in più di qualche situazione, ribadisco che a luglio dell'anno scorso ero convinto di aver vinto il campionato ancora prima di giocarlo. Purtroppo tutto ne è andato nel verso giusto, avevo già messo in cantiere che qualora non avessimo conseguito la prima posizione, comunque avrei azzerato tutto, dico praticamente tutto. Con questo non voglio dare colpe né a Gigi Panarelli, che ha un ottimo rapporto, che io ringrazio per quello che ho fatto, né tantomeno a Vincenzo De Santis, persona straordinaria, che comunque anche con lui abbiamo un grande rapporto. Loro hanno compreso, sanno che questa è una piazza difficile, una piazza esigente,
gente e devo ripartire con una riorganizzazione completamente diversa, probabilmente anche con un modulo di gioco completamente diverso, che l'anno scorso era un modulo impiantato su Stefano D'Agostino. Poi sappiamo tutte le cose come sono andate e quest'anno ci sarà anche una rivoluzione dal punto di vista del modulo tattico. Parla di rivoluzione del modulo tattico, però bisognerà partire dal direttore sportivo. Io so che lei non mi confermerà nulla, come è giusto che sia. Però capiamo quello che è il movimento della società. Abbiamo ribadito più volte, c'è un testa a testa tra degli esposti con la possibilità di un'apertura sul mercato anche di massima serie. Poi c'è l'idea suggestiva di Vincenzo De Liguori con Luca Evangelisti come consulente tecnico. Diciamo che il disegno che noi abbiamo fatto è testa a testa fino all'ultimo giorno, con degli esposti potrebbero esserci movimenti di mercato importanti dal punto di vista dei giovani. Vedi Ferrara, che potrebbe essere l'anello di congiunzione di tutta un'operazione con la massima serie. Abbiamo anche detto nei nostri servizi di una possibilità con Ducali, uno scambio di calciatori giovani. So che non mi confermerà niente, ma questi disegni sono nella sua testa? O sono soltanto frutto di Fabrizio Caglianiello e Francesco Friuli? In questo momento sono frutto di ipotetiche fantasie di tanti giornalisti. E al momento non posso decidere nulla, perché io non so perfettamente che cosa accadrà nel Consiglio federale. Io non so se ci sarà una riforma del calcio, come sarà fatta, come giocheremo, se rifaremo i dilettanti l'anno prossimo, se giocheremo a porte chiuse, se si gioca a porte chiuse non ci saranno più le sponsorizzazioni. Dopo un coronavirus così devastante che ha azzerato tutta l'economia, non sarà facile fare di nuovo dei progetti ambiziosi, perché questa è una società, se non ci sono introiti, se non ci sono incassi, se non ci sono fonti pubblicitarie, diventa difficile. Ma non è difficile per Massimo Giove, per il Carlo, è difficile per la Juventus, è difficile per il Milan, è difficile per l'Inter, per i grandi club europei. Oggi purtroppo quando si parla di calcio molti dimenticano che dobbiamo cominciare a ragionare di aziende. Cioè, ci sono dei proventi che arrivano dagli incassi, dai prodotti pubblicitari, e che, perché no, soprattutto nelle serie di milioni, anche da cessioni di gioielli che noi possiamo avere in casa. Questi servono per rifare, mettere a budget determinate situazioni per poter rifare calcio. Ma in questo momento disastrate d'Italia dal punto di vista economico, questo lo sappiamo, dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista dell'emergenza anche di tante famiglie che non riescono ad arrivare non a fine mese ma neanche nella prima settimana del mese. Noi dobbiamo fare i conti con la nostra realtà, noi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo sul territorio, e poi aspettare cosa decide il Consiglio federale. Nel momento in cui il Consiglio federale si dovrà varare, parla di un solo girone a 17 partite, perché pare che dovremmo iniziare a giocare nel mese di ottobre, novembre. Sì. Cioè, in questo momento fare delle previsioni, budget di spesa, qualsiasi situazione, diventa veramente difficile. È chiaro che io da primo tifoso, come ho fatto l'anno scorso, vorrei fare anche grandi follie quest'anno, perché non smetterò mai di inseguire la promozione sul campo. Però è chiaro che bisogna fare. Oggi c'è una pandemia, c'è un coronavirus, c'è un disastro dal punto di vista umanitario e socio-economico che non possiamo non tenere conto. Quindi diciamo questo, che tutte le analisi sono spostate post Consiglio federale, anche se vi state muovendo comunque. Vedi il discorso restyling del logo, vedi il discorso sì, quello Francesco, quello fa parte di una ristrutturazione aziendale che io avevo già annunciato da tempo. E abbiamo fatto una sede a Piazzale Bestat, perché lì al campo nel primo anno e mezzo siamo stati un attimo sempre un po' accampati. Abbiamo fatto una bella sede a Piazzale Bestat, è già operativa. Stiamo andando avanti con un restyling del sito del Taranto. Ci sarà un nuovo restyling del logo del Taranto. Ci sarà un logo nuovo e tenteremo, perché la metteremo in atto, anche la gestione del marketing per quanto riguarda tutto l'abbigliamento e i prodotti del Taranto, anche con uno store diretto
un merchandising su una piattaforma online. Vedremo, sono tutte delle piccole iniziative che noi stiamo cercando di mettere in atto. Non so se saremo bravi, se ci riusciremo, ma ci stiamo adeguando per la prima volta nella storia del tarot ad effettuarle. È un po' come cercare un'organizzazione completa, quella che più volte, Presidente, aveva rimarcato. Mi è mancata forse l'organizzazione al 100% per chiudere il cerchio della passata stagione. L'aveva detto già a fine dicembre, lo ha ribadito poi a gennaio, lo ha ribadito a marzo, ora a maggio me l'ha ribadita nuovamente. L'organizzazione e la serenità nelle scelte potrebbe essere fondamentale per il futuro. Sì, però con questo, Francesco, non voglio dire che l'anno scorso abbiamo fatto tutto male. No, 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 Ribadisco, assolutamente. l'anno scorso purtroppo il Taranto ha avuto una stagione incredibile, fatta di episodi allucinanti. Purtroppo nel mondo del calcio, ma soprattutto nel nostro girone, conta solo il risultato, vincere. Cioè, se arrivi secondo e becco quinta è la stessa cosa, in questo girone di dilettanti devi arrivare primo. Purtroppo se tu non sei primo, o sei secondo, sei terzo, sei quarto, sei quinto, hai fallito la stagione. Ti devo dire che la stagione l'anno scorso è stata fallimentare, disastrosa dal punto di vista dei risultati e qualche cosa dobbiamo cambiare. Siccome poi io bisogno di alleggerirmi quanto più possibile di impegni e sottoimpegni, ho necessità di mettere a punto, ma al di là degli impegni, una macchina che più è organizzata e meglio è per tutti su Ecco, questa che cosa. tipo di macchina organizzata ci dobbiamo aspettare nel Taranto 2020-2021? Cioè, che figure, oltre al direttore sportivo, potranno esserci in più o cambiate? Né più e nemmeno quelle che rappresentano i grossi club professionistici di Serie A e di Serie B dobbiamo completare, non c'è nulla da inventarsi, noi dobbiamo copiare, dobbiamo fare quello che fanno nel primo tempo possibile nei professionisti. Ci sarà il direttore sportivo, ci sarà un nuovo allenatore, ci sarà un osservatore dei talenti per i campi minori, Maria Grazia Sigrisi rimarrà nella stessa condizione, solo spostata nella nuova sede, e ci sarà ovviamente tutto un organigramma dove ognuno di loro avrà le proprie responsabilità. Faremo ovviamente grandissima, grandissima attenzione sul settore giovanile, dove rimarrà come direttore generale del settore giovanile Tonino Borci, e in questo anno se ne parla poco, ma ha avuto un successo importante sia per quello che hanno fatto i juniores, ma sia per quelli che hanno fatto gli allievi, sia per quelli che hanno fatto anche i giovanissimi. Questo è importante. Io devo cercare ancora sempre di più di tentare di tirare fuori dal settore giovanile e dal vivaio quanti più ragazzi possibile dalla nostra città. Questo è il nostro obiettivo. Sì, anche perché il settore giovanile, Presidente, ha avuto grandi risultati. Mi permetta di ribadirlo che Tonino Borci è stato nostro ospite, spesso abbiamo sempre parlato dei ragazzi e di un risultato costruito con la continuità, però, Presidente, questo me lo deve permettere. Due anni Senza dubbio, che hanno dato dei risultati. due anni fatti con grande sacrificio, perché senza campi, migrare per campi dei paesi, Fragagnano, Castellaneta, Statte, non è facile, vi posso garantire che non è assolutamente facile. È diverso invece fare un settore giovanile, dove si hanno dei campi a disposizione, che tu puoi avere una base fissa, una base logistica dove c'è un magazzino, ci sono delle foresterie, è completamente diverso. Cioè, noi dover andare e fare i pendolari sui vari campi della provincia quando te li danno, se ci sono disponibilità, con la cortesia di potersi allenare, vi posso garantire che non è assolutamente facile. Adesso speriamo che quest'anno, con l'utilizzo del campo B dello Jacopone, dove si possono fare più turni di lavoro,
possiamo incominciare a migliorare anche il settore giovanile, perché abbiamo i doppi spogliatoi, abbiamo l'opportunità di fare la base al secondo spogliatoio del settore giovanile, con i magazzini, con l'infermeria, con tutto quello che necessita, e possiamo incominciare a fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto negli scorsi anni. Il rapporto con l'amministrazione comunale è rinsaldato? Sì, sì, mi sono incontrato con, ma non è stato mai pressionato con l'amministrazione comunale. Avevo rilasciato un'intervista ad un giornale locale dove, purtroppo per un problema di impaginazione, era mancato un passaggio iniziale, ma io ho sempre detto che con Rinaldo Melucci ho un ottimo rapporto e problemi non ce ne sono. Siamo incontrati con il sindaco, abbiamo preso un caffè, abbiamo sistemato le posizioni che andavano sistemate, ma problematiche soprattutto con Rinaldo Melucci io non li ho mai avute, anzi devo sempre ringraziarlo per quello che ha fatto, per il contributo che ha dato lo Stato al Comune dopo 25 anni. Non ho mai avuto problemi con Rinaldo Melucci, questo ci tengo a mettere a disposizione, ma anche con tanti componenti dell'amministrazione comunale. Molti mi definiscono un guerrafondaio, un uomo conflittuale. Io non sono né per le guerre, né per i conflitti, né per nulla. Le guerre e i conflitti lasciano solamente morti e feriti e non servono a nessuno. Io sono un uomo di pace, sono una persona che cerco sempre di trovare un accomodamento in tutto. Tutto si risolve. E con la tifoseria, come spera di poter ritrovare, Massimo Giove, una certa unità? Sappiamo, insomma, che il rapporto potrà ricrescere. Intendo tifoseria tutta, e attenzione, la prendo a 360 gradi, Presidente, non per settori. Io personalmente ho sempre amato e amo la tifoseria tarantina, nel bene e nel male. Ci sono quelli che mi sostengono, ci sono quelli che sono neutrali, ci sono quelli che mi contestano a prescindere perché non ho i capelli, su questo non ci sono problemi. Però questo voglio dire che voglio bene a tutti, cioè io personalmente non ritengo di aver mai mancato di rispetto alla mia tifoseria o di aver fatto qualcosa che possa mettere in condizioni di attrito tra me e i tifosi. L'unica cosa, non sono arrivati i risultati, ma nessuno mi può contestare di non avercela messa tutta. Ce l'ho messa tutta, non ci sono riuscito, ma fino alla fine sono convinto che l'obiettivo io lo devo centrare, lo dobbiamo centrare tutti quanti insieme, non solamente Massimo Giove. Ribadisco, quando si vince non è il presidente a vincere, ma vince tutto, vince la tifoseria, vince la stampa, vince l'amministrazione, vincono i cittadini, vincono tutte le forze in campo della nostra città. Cioè io sono solamente il timoniere, sono quello che magari nella massima espressione del club sodalizio rosso-blu prende le decisioni, ma se vogliamo ottenere risultati tutta la città deve andare nello stesso indirizzo. Se pensiamo che io da solo possa sconfiggere tutti e tutti, questo no, non ho questa presunzione, non l'ho mai detto, non ritengo sia mai possibile. In conclusione, e salutando tutti i tifosi del Taranto e tutti coloro che seguono il Taranto, Massimo Giove, che cosa spera di fare da qui a quello che sarà la ripartenza? Perché non lo sappiamo nemmeno noi, non lo sappiamo nemmeno noi, davvero. Un Taranto che punti da capo a essere protagonista, non poniamo obiettivi, a essere protagonista. Francesco, vincere sì è bello, però è difficile dopo quello che stiamo vivendo e quello che è stato vissuto a Taranto negli ultimi mesi. Non so se sei d'accordo. Io tecnicamente ti dico che non so cosa può accadere di qui a 3 mesi, no? Quali sono le decisioni che possono nascere. Sentivo stamattina in TV, stamattina presto, che il 18 cominciano gli allenamenti di gruppi per quanto riguarda la Serie A, ripartono alcuni campionati esteri, tipo Premier League, Bundesliga, cose del genere,
Però noi sappiamo che la Serie A deve completare il campionato per concludere anche un contratto con le grandi emittenti televisive, no? Che portano l'ossigeno importante per la Serie A. Mi sembra anche giusto trovare una situazione di conclusione. Il discorso cambia per le serie minori professionistiche. I dilettanti è una storia completamente a parte, dove so che lo stesso presidente Sibiglia si sta impegnando tantissimo col governo per trovare anche delle soluzioni risarcitorie per i nostri club e soprattutto per i nostri atleti, perché ribadiamo, quasi tutti i club pagheranno fino a febbraio, però io sono uno di quei presidenti che ritengo che non sia giusto, perché comunque abbiamo dei calciatori che hanno famiglia, hanno figli, e il fatto che rimangano senza stipendio marzo, aprile e maggio, da imprenditore, da datore di lavoro, non lo ritengo giusto. Però in questo momento stiamo vivendo questo. Posso garantire che abbiamo un grande presidente di Lega Nazionale Dilettanti che si sta adoperando e sta lavorando giorno e notte per trovare con la presidenza del Consiglio anche delle situazioni che possono portare un po' di ossigeno ai club minori. Aspettiamo questi 2 o 3 mesi, vediamo che cosa accadrà. Poi, in base al campionato che il Taranto dovrà fare, che dovrà disputare, e in base allo stato di salute della nostra città di Taranto, vedremo il da farsi. Io continuo a dire, non voglio illudere nessuno, perché non ho mai illuso nessuno. I tempi sono cambiati in maniera radicale, sono cambiati per tutti. Dobbiamo trovare una situazione che possa portare questo anno particolare, non so come chiamarlo, di transizione sperimentale, post-pandemico. È un anno particolare. Sappiamo perfettamente che in questo momento bisogna far calcio con un sistema diverso. Tanti calciatori sanno che i loro parametri il prossimo anno saranno molto, ma molto ridimensionati. E saranno ridiscussi ovviamente su un discorso basso che va dalla Serie A a scendere giù, però la cosa che più mi dà gioia in questo momento sono le grandissime attestazioni di stima che abbiamo ricevuto, non Massimo Giove, presidente del Taranto, ma come Taranto, perché il Taranto è un bene di tutti, soprattutto dei tifosi. In questo momento tutti i calciatori, anche dalla scorsa stagione, di 2 anni fa, vogliono rimanere a giocare a Taranto. E perdonami Francesco, questo non è una cosa banale, non è una cosa da sottovalutare. Questo attaccamento di voler rimanere in questo club, in questa società, di voler giocare in questo club, credo che non si verificava da tantissimi anni a Taranto. Abbiamo riportato comunque, sembrerà poco, l'opportunità e la gioia che tanti, ma dico tanti, vogliono venire a giocare a Taranto. E lo dimostrano le enormi telefonate che ricevo da direttori sportivi, disponibilità illimitate di direttori importanti, di allenatori importanti che tutti vogliono venire a Taranto, ma come ci sono calciatori importanti che vogliono venire a Taranto. Quando sono arrivato io a novembre del 2017, non c'era un solo calciatore che voleva venire a Taranto. In 2 anni abbiamo cambiato comunque una situazione importante di credibilità a livello nazionale della nostra società. Siamo ben riconosciuti a livello di Federazione Italiana Gioco Calcio, siamo tenuti ben presenti da tanti presidenti importanti di Serie A e di Serie B, abbiamo ricostruito una credibilità importante che Taranto aveva perso nel corso degli anni. Oggi diciamo che incominciamo a fare calcio, incominciamo a fare azienda. È la cosa primaria, perché quando sono arrivato era praticamente impossibile, no? Qualsiasi cosa accadeva nella città di Taranto, la colpa era del Taranto Calcio. Le cose stanno cambiando. Stanno cambiando, sono convinto che continueranno ad andare per il meglio. Dobbiamo buttarci alle spalle questa pandemia, fare l'augurio a tutti i tifosi rossoblù, tutta la cittadina tarantina, a tutti i cittadini italiani di una pronta partenza. Poi sono convinto che con
con la fede, con l'aiuto del Signore, riusciremo tutti quanti ad avere un ottimo traguardo. Presidente, buon lavoro davvero. Grazie Francesco, auguri a tutti.